Vediamo adesso come determinare la tensione in un bipolo elettrico. Riprendiamo da quanto detto per la determinazione della corrente. In generale, per un qualunque bipolo, la conoscenza della tensione può essere determinata, così come la conoscenza della corrente, se ne conosciamo quella che prende il nome di caratteristica esterna, cioè le relazioni tra corrente e tensione. Quindi ho l'espressione matematica che fornisce la relazione fra la corrente e la tensione, o fra la tensione e la corrente, oppure analogamente, forma anche forse più immediata per una comprensione degli andamenti, il grafico della corrente al variare della tensione, quindi tensione in ascisse, corrente in ordinate, oppure il contrario, corrente in ascisse, tensione in ordinate. Continuiamo adesso a occuparci del caso dei circuiti in corrente continua. I bipoli che consentono una determinazione immediata della loro tensione sono senz'altro il generatore di tensione in continua, VG, intanto. Generatore di tensione in continua significa che la tensione del generatore VG sarà una costante, quindi un valore che non cambierà nel tempo. Quindi nel momento in cui ci viene fornito il generatore nel circuito, noi avremo la certezza che ai capi del generatore, fra i suoi due morsetti, sarà presente proprio la tensione VG, caratteristica del generatore stesso. Quindi, quando il generatore sarà inserito in un circuito, noi sapremo che fra i suoi due morsetti la tensione assumerà il valore costante indicato. Altro caso pratico è quello del resistore R. Sappiamo la relazione fra tensione e corrente che ci viene fornita dalla legge di Ohm, ricordiamoci, non mi stancherò di ripeterlo, di applicare la convenzione sui segni dei bipoli passivi nel caso del resistore, quindi corrente I entrante nel morsetto che noi identifichiamo col più della tensione. A questo punto la tensione V ai capi del resistore non sarà altro che data dal prodotto R per I, come ci dice la legge di Ohm. Adesso, per inciso, visto che abbiamo parlato della caratteristica esterna, appare chiaro quali sono le caratteristiche esterne di questi due dispositivi. Nel caso del generatore di tensione, se noi indichiamo l'andamento della sua tensione al variare della corrente I, noi otterremo semplicemente un grafico di questo tipo, orizzontale, costante, dove il valore costante, l'intersezione con l'asse, è proprio dato al valore caratteristico della tensione in volte, e la tensione del generatore non cambia qualunque sia il valore di corrente che il generatore eroga. Ovviamente questo è un caso di generatore ideale, dove appunto, come dire, trascuriamo le dipendenze invece dell'andamento della tensione al variare della corrente in un generatore reale. In un generatore ideale, invece, l'andamento della tensione è perfettamente costante, qualunque sia la corrente che noi chiediamo al generatore stesso. Se volessimo vedere la caratteristica espressa, dove esprimiamo la corrente del generatore al variare della tensione dello stesso,
troveremo in questo caso un valore verticale dove sempre l'intersezione con l'asse delle tensioni è sempre la tensione VG caratteristica del generatore. Per quanto riguarda il resistore, la caratteristica esterna espressa dalla legge di Ohm, anche in questo caso è molto semplice, qua indichiamo la corrente I, qua la tensione ai capi del resistore al variare della corrente stessa, quello che troviamo è una retta passante per l'origine con costante di proporzionalità della retta data proprio dal valore della resistenza R, quindi per un certo valore di corrente, il valore della tensione sarà R per I1.